Ciao a tutti ragazzi, siamo in questo nuovissimo video. Oggi vedremo un po' di skills sul front lever e sul back lever. Partiamo con il primo front lever, pull tuck. Mi raccomando sempre attivare torto e addome. Adesso front lever advanced tuck, ovvero quello con le gambe a 90 gradi. Adesso vedremo la terza progressione del front lever, ovvero il one leg, anche se non lo uso molto nelle mie schede perché uso di più un'altra progressione, un'altra propedeutica, che vedremo subito dopo il one leg. Abbiamo visto il one leg, adesso vediamo dal play. Play straddle, no, è normale perché è un intermezzo tra la play, tra lo straddle e il wall leg, che secondo me è un ottimo esercizio per migliorare la mobilità e dopodiché passare allo straddle o alla play. Abbiamo visto adesso la play, potete vedere un play però a gambe aperte come se fosse uno straddle, un po' meno compiuto dello straddle della play normale, perché un po' meno perché appunto vai a divagliare le gambe, questo è come se fosse uno straddle, però si accorcia la leva perché appunto non sei straddle completo e di conseguenza è più facile, diciamo, a livello di sforzo, perché appunto accorci di tanto la leva. Prima cosa complicata è il fatto della mobilità dell'anca, che comunque anche se non è massima, ad esempio io all'inizio ero veramente così, non ero così, riuscivo tranquillamente ad allenarlo e dopodiché man mano gli elastici anche ho migliorato la mobilità e poi sono andato a fare al play normale e lo stato normale. Adesso in sequenza vedremo straddle, al play e full straddle, gambe divaricate, lo sappiamo, penso lo conosciate un po' tutti. Poi half lay, che sarebbe semplicemente l'half lay straddle però a gambe unite, e dopodiché il full, tutto in sequenza lo vediamo adesso. Adesso andiamo a vedere la progressione del back lever, ovvero tuck, advanced tuck, one leg, anche se a me non piace, l'half lay straddle, come prima, lo straddle e il full. Abbiamo visto il back lever, tutte le sue progressioni, dal tuck al full. L'unica cosa che vi raccomando è di stare attenti al back lever, perché come il front lever, ovviamente il front lever è più difficile a livello di leve e quant'altro, solo che il back lever è brutto quando si parla di articolazioni, è molto più fastidioso a livello di articolazioni, quindi ci vuole una buona base prima di approcciarlo. Perlomeno secondo quello che so io, secondo i miei studi. Quindi mi raccomando, seguite bene le progressioni e dopodiché passate a quello successivo. E non fate i salti tipo dal tuck e passate subito al wall leg, perché non ha senso. Ah, silenzio, bello.